Guardarmi che guarito io sarò, ti prego di portarmi, ti prego di guardarmi, ti prego di guardarmi che guarito io sarò. Il Signore ci dia di guardare a Lui per poter sentire la bellezza di stare accanto a Lui. Sotto la croce c'erano Maria e Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Chi può fare un cammino che costa sacrificio, dolore, sofferenza, se non chi ama, se non chi è animato dall'amore per Gesù Cristo? E se noi siamo qui oggi è perché siamo stati animati da questo amore per il Signore. Il Signore ci ha dato questo dono e noi, attirati da Lui, siamo qui sotto la croce per celebrare il mistero del suo amore, che nell'Eucaristia si fa memoria ogni volta che noi la celebriamo. Raccogliendoci, ci disponiamo a continuare la nostra celebrazione, perché la Via Crucis ha significato il cammino per il tuo figlio. Concedi a noi che abbiamo crocifisso, conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere i frutti della redenzione nel cielo, per Cristo nostro Signore. Seduti. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Sei tu, Signore, la nostra salvezza. Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento. Ascolta le parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca in parabole, rievocherò gli arcani dei tempi antichi. Quando li faceva perire, lo cercavano. Ritornavano e ancora si volgevano a Dio. Ricordavano che Dio è il loro rupe e Dio l'Altissimo il loro Salvatore. Lo lusingavamo con la bocca e gli mentivamo con la lingua. Il loro cuore non era sincero con Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Ed Egli, pietoso, perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli. Molte volte placò la sua ira e trattenne il suo furore. Alleluia, 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 alleluia.
Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo, perché è il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Parola del Signore. Abbiamo già avuto modo di ascoltare abbondante riflessione da parte del nostro amato Papa Francesco, con le riflessioni che hanno accompagnato la Via Crucis. Ora noi siamo certamente carichi di tanta parola. Saltiamo la preghiera dei fedeli, perché abbiamo pregato diverso durante tutto il tragitto, e quindi andiamo all'offertorio. Perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Padre, da ogni colpa, il sacrificio del Cristo, tuo Figlio, che sull'altare della croce espiò il peccato del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza
rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nell'albero della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché donde sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero traeva la vittoria, dall'albero venisse sconfitto per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli, gli spiriti celesti e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna. Osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rosario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei nostri fratelli Maria, Rocco e Rosa, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi,
e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo tutti insieme cantare. Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa della tua venuta. Tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di tanta la parola e io sarò salvato. Corpo e il suo sangue. Dalla croce abbiamo avuto questo dono, il dono del corpo e sangue di Cristo, ricordiamocelo. Dal suo costato sono scaturiti i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. E quindi ringraziamo il Signore, perché questi sono i sacramenti della nostra salvezza. Signore Gesù,
che ci hai nutriti alla mensa eucaristica, fa che il tuo popolo redento e rinnovato dal sacrificio della croce giunga alla gloria della risurrezione. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La celebrazione è finita in Cristo Gesù. Andate in pace. Vi diamo grazie a Dio.